Deserto dei Tartari è un film che innanzitutto nasce in una chiave europea e internazionale. L'Europa all'epoca era ancora un sogno, più un'idea economica lasciava presagire qualcosa in tempi futuri. La comunità europea era ancora molto lontano all'orizzonte, però abbiamo un attore della levatura di Jacques Perrin che è anche produttore e che si dà tanto da fare perché un romanzo italiano, parliamo appunto del Deserto dei Tartari di Buzzati, possa essere trasformato in film, in un grande film internazionale, e quindi possa avere non solo quella sua, come dire, connotazione anche tipicamente italiana attraverso la sua forza di scrittura, che era quella di Buzzati, un uomo del nord, un uomo delle montagne, che riverserà la sua esperienza anche in questo romanzo, ma che avere la possibilità con un occhio anche appunto straniero, francese e non solo, perché poi l'apporto abbiamo attori anche di altre nazionalità, avere appunto un respiro ancora più grande, con delle location che hanno per certi aspetti degli elementi veramente di grande spettacolarità. Questo deserto dei Tartari, questa fortezza che si apre appunto sul deserto, sul nulla, che ha, dà una sensazione veramente lunare, fotografata magnificamente da Luciano. E, facciamo però un passo indietro e c'è una curiosità che è molto carina. Come hanno trovato questa fortezza, Luciano? Beh, io sono qui stasera come ex allievo del centro sperimentale, diciamo, va? Siccome della Copera è del centro sperimentale, io ho fatto il corso di fotografia molti anni fa, e anche se immediatamente con risultati che deludevano un pochino i miei professori al centro, insomma, forse era anche data la mia timidezza provinciale, che poi sono riuscito nel tempo a vincere, insomma, ecco, per cui avevano un po' qualche dubbio, forse mi vedevano un po' più nella sezione di regia o di sceneggiatura che di fotografia. E la fortezza è stata trovata in l'anticamera di un dentista, cioè per sei mesi abbiamo cercato, Jacques Perrin, insomma, dietro ogni grande film c'è un grande produttore, insomma, non bisogna mai dimenticarlo. Perrin allora era un giovane attore che era un po' l'alter ego di Zurlini, così come Mastroianni era l'alter ego di Fellini. Ne avevano fatto Cronaca familiare, Un'estate violenta. L'accoppiata Perrin Cardinale funzionava magnificamente, i film erano splendidi, anche splendidamente fotografati. E poi, incontrandosi su un film di Vittorio De Seta che si chiamava L'uomo a metà, io avevo un ruolo un po' di jolly in quel film, cioè facevo varie cose. E tra le altre andavo a girare delle location, scusa, le prendo un pochino da lontano, non tanto, ma insomma un pochino, e delle location che poi proponevo, cioè è un lusso, De Seta era il produttore di se stesso in quel caso, quindi metteva tutti gli elementi che secondo lui potessero servire a suo favore e diceva: bene, invece di fare dei sopralluoghi come si fanno normalmente, per esempio, siccome ho bisogno dell'interno di una chiesa, allora tu vai in giro e cerca delle chiese sconsacrate, anche un po' crollate, giri dei pezzi liberamente come ti pare a te, con le luci che tu vuoi in senso naturale. Poi dopo, quando noi andiamo a vedere il film che stiamo facendo con gli attori, in coda ci fa vedere questo tuo materiale e io decido, secondo la suggestione che tu riesci a dare a quello che giri, di girarci una vera scena del film. Jacques Perrin, che era un attore, come è sempre stato, disciplinatissimo, ma molto attento a quello che gli succedeva attorno, e questo spiega la sua fenomenale carriera successiva di produttore, perché di carriera fenomenale si può parlare, ed un signore che ha fatto Deserto dei Tartari, va bene, Zeta, l'orgia del potere, insomma, leviamo anche il titolo di tutti i film, vari film di Costa Gavras, e che soltanto anche insomma, che ha 8 Oscar che ha avuto i suoi film, che hanno avuto nei vari dipartimenti, che ha girato questi film magnifici
sul mondo animale, sul mondo marino, ecco, tipo oceanico, ho partecipato anche io per 2 anni, insomma, qualcuno che ancora è nel pieno della produzione di imprese che da noi purtroppo sono fantascientifiche, cioè che in Italia non si possono fare, data la situazione generale, insomma, no? Quindi lui ascoltava e una volta mi disse: Luciano, ma posso venire un giorno con te? Voglio capire un po' come funziona la macchina da presa, eccetera. Io avevo una piccola Reflex molto maneggevole, no? Senza nessun altro equipaggiamento. Insomma, siamo andati a girare, mi ricordo, un casolare abbandonato. Dopo siamo trovati a mangiare in una piccola trattoria e lui praticamente ha detto: Luciano, ma tu cosa facciamo da grandi? Eravamo veramente molto, molto giovani, no? E io dissi: beh, sai che ti dico, io farei volentieri regista. Ho sempre avuto un po' sta mania, I registi lo sanno, quindi mi accettano anche alcuni volentieri per questo motivo, perché si sentono un po' anche, diciamo, un po' protetti da questa parte, anche da parte della fotografia che tiene l'occhio un po' anche alla regia, no? E lui ha detto: sai che ti dico, io farei fare il produttore da grande. Benissimo, abbiamo ricominciato a mangiare quegli spaghetti, così, E dopo un momento ha detto: beh, allora se tu vuoi fare il regista, raccontami qualcosa, ci avrai in testa un soggetto, qualche cosa. Certo che ce l'ho. E gli raccontai in 3 parole un possibile soggetto di un documentario, la storia di una donna siciliana, a proposito di donne, formidabile quello che ha detto. Grazie. Bravo, è formidabile il nostro amico. Cioè, lui ha fatto anche un corso di cinema per bambini, questa è una grande cosa, una delle altre grandi cose che ha fatto, che poi parte in treno con le figlie e va a raggiungere il marito e il padre che sta al nord. Quindi al momento del distacco, cioè l'ultimo quadretto che viene staccato, ammesso che ci fosse, la valigia che viene chiusa e il treno che comincia a viaggiare, è un documentario francese, ma Le Voyage, appunto, no? È stata la prima produzione di Perrin. Ecco, Perrin è nato così. Venendo a come si è, quindi dopo io ho continuato a frequentarlo allora, e nel tempo è nata una fraternità quasi genetica, insomma, diciamo, penso che siamo effettivamente fratelli, perché non ho figli, di cui una figlia bellissima che sta lassù, è un figlio, ma non ho fratelli né sorelle, e lui è il mio fratello, insomma. E quindi, stando sempre insieme a lui, mi sono ritrovato a essere testimone nel momento in cui lui si era così invaghito moltissimo di questo romanzo, e quindi voleva per forza soprattutto interpretare il ruolo di Drogo, del sottotenente, del protagonista, no? Ma insomma, all'interno di quello lui vedeva anche gli altri ruoli, vedeva la grandezza, la magnificenza possibile di questo film, però urtavamo contro 2 elementi, insomma, cioè l'elemento principale è: dove lo facciamo, insomma, dov'è che si trova questa fortezza bastiani, così in fondo metafisica, andavamo sulle Alpi, vedevamo i castelli, le cose, siamo andati in Africa, non si trovava niente, non avevamo trovato niente, quasi Perrin pensava di abbandonare per passare a un altro progetto, finché un semplice ispettore di produzione, la produzione sempre, cioè, insomma, no? Ora se ne parlava con il nostro amico, con Angelo, che è appunto produttore, quindi mi capisce bene, e anche voi credo parlo un linguaggio semplice, andò a farsi cavare un dente, come si dice, insomma, a curarsi una carie a Parigi, e aspettando il suo turno cominciò a sfogliare quelle riviste che si trovano appunto nelle anticamere Ultimi Medici, no? E c'era una rivista di viaggi, così, che fra tante, e improvvisamente aprì questa pagina e c'era la fortezza di Bam, questo era il luogo, con la città morta e la fortezza in alto, che voi vedrete, che è assolutamente magnifica. Insomma, fu per lui una scoperta, e per una scoperta meravigliosa. Naturalmente lui, su quello lui poi ha vissuto degli anni, insomma, il fatto di essere riuscito a trovare il luogo che ufficialmente non si trovava, no? Naturalmente la fortezza non era così come si vede. Il signor Perrin è uno, insomma, è un produttore, voglio dire, come, no, come una volta, anche non ha senso, come deve essere un produttore. Una volta individuato il progetto, individuato il luogo, naturalmente c'era il problema, e questa fortezza era, cioè, sotto la città è morta, abbandonata, e la fortezza anche era abbandonata, non c'era niente di un luogo dove potesse vivere una guarnigione. Quindi lui 6 mesi prima, siamo andati appunto a fare un sopralluogo sul posto, e lui ha detto: benissimo, fino a facciamo 6 mesi d'accordo con Zurlini, fra 6 mesi, quando la fortezza, però no, tutti i merli saranno rifatti con il fango con cui tutta la fortezza era costruita, e questa è stata, ecco come è stata trovata. Bellissimo. Meraviglioso, perché è veramente il cinema è una continua, un continuo rimando alla realtà, e a questa, come diceva prima Claudio, c'è questo enorme gruppo di persone, di professionisti, di tecnici, di artisti,
che con la loro sensibilità, la loro capacità mettono sempre assieme e al servizio del film. Questo è un film molto corale, è un film corale per la grande prova di interpretazione, è un film difficile per il set, che questa fortezza richiedeva, cioè un posto veramente estremo, è un posto abbandonato da tutti, ed è per questo anche che il corpo che riesce a tirar fuori Luciano e Zurlini riescono a tirar fuori l'essenza di questa fortezza, diventa poi la forza del film. Si crede nel film perché loro riescono a tirar fuori l'anima di questa fortezza. Da questo punto di vista, ci sono gli esterni, li avete girati tutti lì. Sì. Che difficoltà hai avuto anche rispetto alle, diciamo, al rapporto delle luci naturali, tu che sei per formazione e per sensibilità hai sempre dato nei tuoi lavori proprio questa ricerca estrema del naturale, questa capacità sia nella parlavi prima, no? Dicevi, io sono nato nel centro sperimentale, però poi in realtà la prima formazione è De Seta, è Bandirio Godo di Vittorio De Seta, il che significa il grande battesimo per strada. Sì, un film iniziato campo, come documentario a Nuoro, e poi dopo noi siamo rimasti invece prigionieri, diciamo così, non dei banditi, ma della nostra, di Orgoso, ma della nostra passione, e siamo riusciti, De Seta soprattutto naturalmente, a mettere in piedi un film che è il film che poi ha aperto le strade anche della Francia, perché fu immediatamente apprezzato in tutto il mondo, anche al Festival di New York, ebbe un grandissimo successo. Poi insomma fu presentato a Venezia insieme al Posto di Olmi e a Cattone di Pasolini, fu un'annata piuttosto significativa per il cinema italiano, ecco. E ha avuto anche un premio. Vabbè, lì sì, ha avuto un premio, avevo 23 anni e la troupe era così composta. Vittorio De Seta, che stava alla macchina da presa, perché era un autodidatta, chiamiamolo, che è presente, un autodidatta totale, fuori del circuito cinematografico. Cioè lui di cinema non sapeva niente dal punto di vista dell'organizzazione di una troupe, perché faceva tutto da solo. Aveva preso un ragazzo del bar che gli portava il cappuccino, l'aveva trasformato in assistente operatore. Lui proprio vedeva, i cineasti per lui erano una specie da evitare, perché li vedeva come sono del resto, pieni di vizi, pieni di domande, pieni di esigenze. Si trattava di andare su un peschereccio e vomitare per 15 giorni per fare una bella cosa. Ora non tutti sono disposti a farlo, no? Ecco, quindi lui lo faceva facendo tutto da solo con questi ragazzotti che prendeva. E in effetti io, licenziato dal centro sperimentale, con un diploma dove c'è scritto ancora operatore da ripresa, e mi venne però detto che sarei dovuto stare per almeno 5 anni a fare l'assistente operatore, no? Che è un ruolo estremamente importante. Un'altra decina di anni, fanno 15, come operatore alla macchina, che è un ruolo magnifico, insomma, che a me piace tanto fare, ma che non so nemmeno tanto fare molto bene. E io dissi, no, qui c'è stato un errore, nel senso, io sono partito dalla Toscana, dalla mia città operaia di Piombino, quindi io sono venuto per fare il direttore della fotografia, voi mi avete dato un diploma, io devo fare questo. È impensabile. Va bene, io devo andare in giro per Roma col mio diploma e probabilmente incontrerò qualcuno che crede nei diplomi, insomma, no? Perché è una scuola, il centro sperimentale, tradizionalmente, fin dalle sue origini, è la più bella scuola di cinema del mondo, in senso anche come struttura. Cioè c'è una struttura, una scuola di cinema che ha dei teatri di posa, che ha dei materiali, cioè la grande scuola di cinema francese è stata a lungo in un appartamento, ma questo fino perlomeno a qualche anno fa, quindi noi siamo stati in questo senso estremamente fortunati, e tutti i grandi che sono venuti, diciamo i giovani che possono diventare diversi dei grandi professionisti di cinema e anche di altre forme di arte come la letteratura, perché enumera insomma Garcia Marquez fra gli allievi del centro, Manuel Puglia proprio nella classe insieme a me, Marquez 2 anni dopo, insomma, quindi c'era un fermento straordinario, no? Quindi io credevo in questa scuola, dico, mi potete dare un diploma che poi non vale niente? No, il diploma vale, ma poi c'è la pratica, insomma, no? E io mi misi in giro a cercare, dico, beh, troviamo questo che chiedono un diploma. È un mio amico, conosciuto da poco, allora insomma incontrato, che è Giulio Questi,
mi presentò a Vittorio De Seta. Vittorio De Seta disse: beh, io credo nei diplomi in fondo, perché se ti hanno dato un diploma ci darà una ragione, qualcosa saprei fare. Andiamo a Argosolo e mi aiuterai a fare un po' il fonico, un po' la fotografia. In effetti, poi risulta finale, ci sono varie vicissitudini che adesso salto, che lui stava la macchina da presa perché non voleva mollare la macchina, cioè, ma lui a ripetere la macchina la comprava, nel senso, cioè, non poteva, non affittava niente. Cioè, dico, beh, ma c'è un obiettivo, se hai un obiettivo lo compriamo, no? Ma lo affittiamo per 2 giorni? No, devo avere la macchina mia, quindi non vi potevo avvicinare la macchina da presa. Però mi aveva dato un esposimetro, sapete, lo strumento simbolo del direttore della fotografia, e ha detto: bene, vai, misura, dimmi come facciamo. Poi quando abbiamo fatto alcune scene di notte, che sono molto belle, anche con 4 lampadine che ci avevamo, ci siamo messi insieme a farle. Insomma, il film vinse il Naso d'Argento per la fotografia, in bianco e nero, e io avevo 23 anni, e quando si andava a firmare il film, a mettere i titoli, io sconoscevo un po', avevo un po' capito, ma poi mi sbagliava completamente invece. E dissi: beh, no, io non posso mettermi fotografia insieme a te, perché nessuno mi farà lavorare, sono troppo giovane. Mi metto operatore alla macchina per lavorare, no? Sempre molto bene questa, no? Cioè, questo non fa soltanto perché è bello, io devo continuare a farlo anche adesso. E quindi, firmandolo come operatore di macchina, mi sono tagliato fuori da quando ho preso il premio, e ha detto: sì, ma non ero solo, insomma, il premio l'ha preso lui, no? Poi, anni dopo, quando ho preso il Naso d'Argento per il professione reporter di Antonioni, erano andati due, ha detto: vabbè, abbiamo colmato la cura. Tornava le luci. Ecco, io però tornerei prima di tutto a Zurlini, un secondo, prima anche delle luci, perché, ecco, Zurlini è un personaggio troppo importante e in fondo troppo dimenticato, e in fondo poco apprezzato anche all'epoca, anche se prima avevano comunque successo, erano tutti della Titanus, quindi ben distribuiti, e poi per Re Cardinale funzionava. Però, insomma, il campo della critica, adesso ci confrontiamo un pochino anche su questo, e i critici sono sempre stati un po' come Franco Brusati. Franco Brusati è un altro regista che io ho frequentato abbastanza, con cui ho fatto un film che considero uno dei miei più belli, che è Pane e Cioccolata, che è anche uno dei più conosciuti nel mondo. Si sa poco questo, ma è un film che ha ispirato tantissimi registi. Insomma, sono registi un po' a parte, che non facevano parte del grande fiume, no, dell'ideologia magari critica dell'epoca, e di questo lui ha sofferto molto. Infatti faceva anche pochi film, in effetti, perché... ma ho trovato in lui parte di uno spirito, e soprattutto, e lo sottolineo prima, scusate, non è che voglio svelare la trama di niente, però il gioco della macchina da presa è assolutamente fenomenale. Cioè, gli attori sono sempre, si spostano sempre in condizioni al massimo della loro espressività rispetto alla macchina da presa. Cioè, non c'è mai una cosa lontana, vaga, tutto è definito, tutto è preciso, e tutto questo che si vede è il risultato magari di mezza giornata di prove con la macchina da presa, non tanto con gli attori. Gli attori erano talmente straordinari, cioè, cosa si poteva dire a Gassman? Niente, cioè, si poteva dire. Ma allo stesso Giuliano Gemma, che qui dà la sua interpretazione più alta in assoluto, è veramente strepitoso. I duetti con Gassman sono una delle cose più belle della storia del cinema. Insomma, non è la mia opinione, è l'opinione, insomma, di chi vede tanti film anche più di me. E anche qua c'è la mano, diciamo, di Zurlini, il quale ha voluto fortemente Gemma. Lo volle a tal punto che lo chiamò, gli disse: guarda, c'è da fare un provino, dobbiamo andare. Lo portò dal barbiere, gli fece tagliare i capelli da militare, e se lo portò lì e gli fece fare questo provino. Dopodiché anche lo fece andare a cavallo, e questa era un'arma in più, perché Gemma era andava molto bene. L'episodio su quello di raccontare, che è splendido. E quindi c'è, cioè, anche il regista che sa, che ha scelto e che sostiene anche di fronte al produttore la scelta. Cioè, Gemma naturalmente con Gassman, ma i silenzi di Fernando Rei, che con una sola occhiata, cioè tutto lo metteva un po', era in un mondo che non era effettivamente quello a quel momento, no? Però giunse la scena, cioè, scena a cavallo ce ne sono molte, no? Ma ce n'è una nel cortile, nel quale, insomma, c'è una ribellione, va bene, e gli altri erano schierati tutti a cavallo, così, per cadere, era una specie di... che fosse caduto un fonzito, cadevano tutti dietro,
sapevano nemmeno farlo star fermo in pratica. Anzitutto fa l'ingresso Giuliano Gemma attraverso, poi impenna il cavallo, tira fuori la spada, comincia a dire, spiegano cosa è successo, rilancia il cavallo, sfila da, inveisce, li frusta, ritorna davanti a loro, panico totale perché i cavalli che devono già da fermi, come dire che i loro cavalieri erano totalmente indecisi e paurosi, il cavallo che naturalmente saltava per aria, e lì fu il momento, ho detto qui cascano tutti, erano tutti all'ospedale. Lì ecco Giuliano, quando vede presentato una versione restaurata, questa sera vedete quel cuore, insomma, è quella italiana. Mi sono reso conto andando a Cannes e facendo un restauro veramente profondo, a parte di questa versione francese ha due o tre scene aggiunte, nemmeno necessarie, insomma, però ci saranno delle righe, ci saranno poi ogni tanto qualche sporcizia, delle cose che alcuni registi adorano, per esempio dove più il film era sgranato, era, dicevano che questo era vissuto e che quindi funzionava, era in qualche modo è un grande formalismo, un grandissimo conoscitore di Morandi, cioè critico e storico della pittura di Morandi, quindi non si può dare effetto. Però i difetti che allora accaddero, non lo sapevamo 10 giorni dopo che c'era stato, potevamo vedere il materiale, abbiamo visto il materiale soltanto a Roma, prima gli esterni là e poi ci, quindi a Cinecittà ricostruiti, no? Da Sabin Beni, che è stato un fotografo meraviglioso del film. Rifacendomi prima, in particolare, ma che ormai non offende più nessun regista, nel senso che collaborazione, io invece sostengo il cinema arte della, diciamo che arte di collaborazione, perché non possiamo film, ma nella pratica il costume si è letta la sceneggiatura naturalmente e si parla negli orecchi, ma noi cerchiamo anche magari di ascoltarlo, capacità, questa qualità, non sono così puntigliosi. Il regista mediocre è estremamente puntiglioso e con lui è molto quello che dice, oppure lui andando in proiezione giunto, ma si rende conto soltanto che tu non hai fatto quello che avevi, no? Ecco, ora Zullini che era un grande visione della luce che è molto bene a vederla, poi avendo trovato questo anche nelle Alpi, quindi forse portava Zullini a pensare un po' alla Lubitsch, molto luminoso, con il abbandonato proprio assolutamente più che motivato, o per mettere in rilievo. Però sapevo, contavo su 3 chilometri, 3.000, quanto sono, un po' di più, non potevamo vedere niente. E quindi io, cioè, lui poi quando ci eravamo, allora non c'erano mica i video, cioè non c'era il cinema nel mondo, è stato, non soltanto. Cioè, il cinema non dei notai, rispettabilissima, che sia, insomma, no? Ecco, però è bene che ci sia lì a guardare nel video ovviamente Hollywood, a guardare un, se l'attore non riusciamo a guardare, io mi trovo tantissime volte come altri molti miei colleghi a 50 metri nel suo, insieme al script, insieme al rappresentante della produzione, in un microfono, non lo dice da vicino, perché cosa fa? Sta parlando di quello che non va e di quello che deve essere, quello
come un salame che guarda disperatamente qualcosa. Ecco, questo è il cinema purtroppo, perché allora noi non sapevamo niente. Il mio operatore alla macchina, cioè il regista dice stop, è buona com'è? Buona, non mi ha detto bellissima. Effettivamente era di me, e così poi alla fine diceva ad altro, cioè dovevamo credere a quello che diceva, e anche il passante, prima è successo, c'è tutto, c'è il caffè, cosa, anche un piccolo vicina, insomma, e quindi c'è più che fa realmente i film, e il dito di fotografia dice, che succede qua, stanno il monitor, e appena registrasse stop, non c'entra niente, dice, ma non avete visto che là non ci deve essere? Cacchio, c'ha ragione, e noi ce lo tenevamo, cioè qui ci sono dei difetti, nessuno che ci abbia avvertito, perché non c'era, potessero avvertire, ecco, soltanto penso che in fondo tanta emozione arriva da questa grande fiducia che il regista mette negli attori, e la macchina, visto parliamo di fotografia, no? Metteva nella fotografia, per legge adesso siamo della fotografia, questo non c'è più, anche io mi trovo, no, io mi parziale difficoltà, perché, ma venendo alle luci appunto, in pratica una luce estremamente semplice, ma non me la sono inventata. C'era il buon Dio che faceva nel deserto, a volte anche che a me non piacevano, insomma, ne mettiamo grigiastre, che abbiamo aggiustato nella versione francese, e qui sono rimaste come sono, no? Le luci è tale che io ho accettato anche quelle che gli sono venute, non ho fatto altro che registrarle, no? Mi ho messo una macchina da presa, in quel momento il vento e le nubi di noi meravigliosamente, io ero soltanto lì pronto a per far partire il motore, giriamo subito, perché abbiamo avuto, perché questo l'ho deciso io effettivamente, le atmosfere a prescindere dagli attori, e quindi però quelle luci che piuttosto spettacolari, io in teatro di posa non potevo venire. E Valerio si accorgerà che io, no, io faccio una quella in fondo che abbiamo, di cui abbiamo girato prima, no? Il suo gioco della macchina con gli attori e nella finale, quando poi c'è il render azione in finale, dove anche le immagini non conta più niente, perché le immagini parlano da sole, azione vicini, si è proiettata la prima cosa, imitata qui nelle costole, dove vuole. Sei un traditore, mi hai tradito. In effetti è giusto. Perché poi tu hai dovuto anche fare. La città del deserto in un interno di Cinecittà. Più sofferenza per l'interno, insomma, ideale per il direttore della fotografia, della fotografia. Cioè. Accende una prima luce, crea assoluta. Io avevo come esempio nella testa, avevamo stampato un po' di materiale, andavo sul piatto così a Valerio per rivedere, e quindi ricrei, e il dominio è tuo. Però poi stile, per esempio, che abbiamo ricostruito a Cinecittà, la luce di Bam, assolutamente. Ecco lì, che dicevo, dove l'illuminato non è stato molto generoso a Roma, che forse voleva si girasse da giù, insomma, diceva che è da a Roma, non c'è fare gli esterni a Roma, perché c'è la stessa penetrazione di umidità a Roma, è molto più all'Afghanistan, in lontananza vedevamo le cime,
era molto meno drammatico che adesso, in effetti. Andava a Kathmandu per altre ragioni, insomma, non mi raccontava. Andava a sfumacchiare, come dire, a star bene, no? Ecco. Troppo è un po' più drammatica la cosa. In esterni anche la... Un altro momento di gloria, sì, naturalmente. Cioè, no, Gemma si dice, infatti, nella scena. Capo imperatore. Insomma, lì tra i sassi anche lui lanciava il cavallo anche sulla cima del Gran Sasso, pensa che era precario un pochino a cavallo, era molto la recitazione in tutto, a cavallo insomma ha sofferto, ecco. Un casco, se ti fai male poi è un problema. No, però quella solo quella scena. La scena è l'inizio, girato, non ho girato io, sull'inizio e l'ha girato. Cirillo, Claudio Cirillo, sì, i titoli dell'allontanamento, sì. È stato girato molto dopo, è stata un'aggiunta, non era prevista. Sì, dalle parti di Bressanone, se non è. Sì, esattamente. Hai già letto il libro? No, io lo lessi perché Terrà me ne parlò quando, diciamo, prima, molto prima che il film di portare qualche soldo, insomma era tempo, era così, c'era un costruttore che c'aveva una bellissima villa di fronte al Giglio e nell'acquistare un palazzo da una vecchia signora, nel palazzo c'era anche i diritti del deserto dei Tartari, cerca i diritti e quindi per così, già per comprare i diritti doveva mettere. Insomma, non è che era ricco, quindi ma ha portato, guarda, 3 milioni a questo signore. La fortuna piccola per lui era, insomma, un milione, senza saperlo mi fregava molto, insomma, il libro, io avevo letto altre cose, ma ho letto, adesso in funzione del film. Porto con Zurlini. Come nasce? Cioè già prima tu avevi visto... È nato soprattutto come coproduttore, appunto al seguito della conversazione, invece lui era il grande regista già. Adesso io faccio il produttore, d'accordo, tu vuoi fare... Però facciamo la società a Roma, ci mettiamo anche Valerio, e non eravamo niente, e Valerio è uscita, ha detto Luciano, adesso possiamo battere moneta, perché c'era una lira, insomma, cioè, finalmente arriveranno un po' di soldi a questa produzione, perché al 48 non abbiamo avuto nessun successo da quel punto di vista. Scemo come amici e ancora non si è parlato. Quando poi si è questa a questo e fu naturale che distinti, sì, insomma, no? E Valerio aveva uno spugnolo, basti pensare, ecco, piccolo, c'era uno, dunque mi ricordo che quando la macchina, molto professionale, ho pescato prendere, concepisco di stare io la macchina da presa, è una fatica tremenda, cioè se io devo illuminare, io devo illuminarla con fiaccole, con elettricisti, soprattutto che lo fanno come noi siamo, la figura diciamo del direttore, seguire il regista, pensare all'inquadratura, togliendo il posto tra la macchina, che nei film che io nel 70% 80 dei casi sono in questo modo. Cioè i produttori di allora non è che non ho più successo, per cui dice, beh, togliamo una qualifica, ci mettiamo il direttore della fotografia, fa anche una cosa. Un dibattito che io ho avuto soprattutto con il mio amico figura storica delle scienze sperimentali, il quale ha fatto tutti i suoi film con Truffaut, stando in una finita, pure è morta prima di me, quindi la continuo. Molti anni, ecco, sempre io convinto
macchina, più bravo di te. Immagino, sì. Anche l'unico direttore della fotografia, quasi c'è. Intuizione, ma Depardieu mi ha raccontato un episodio di Truffaut, stavano in, una, in, in un giardino, cioè, all'interno, una festa, e esce e se ne va a sinistra. A sinistra produce una grossa ombra che va a destra, e naturalmente al sull'ombra, perché non riesce a vedere. Ecco, quindi sono gli anche grandi italiani, cioè quelli molto bravi, io penso che sarebbero ancora, perché è anche un po' una scappatoia, sì, un di prima, no? Perché voler far accumulare tutto il filmmaker nella storia del cinema, esiste, quindi esiste colui che lo disse anche a un regista che era un fotografo una volta, voleva mettere bocca nella fotografia, da fotografo pensava che fotografia, ecco, cioè, succede a molti, ho incontrato un regista che sa tutto degli obiettivi, stai attento, oddio, dopo chi ci parla con gli altri? Perché la regia è quello, la regia è il rapporto con gli attori, e ho visto anche stando fermi, il regista parla e gli si drizzano i capelli, torna giù e si gira e non è, no? Quindi questa, questo voler, insomma, fare modo, gli esempi sono anche gloriosi di chi lo fa, Europa, Scandinava, eccetera, non esiste proprio questa figura. Noi gli inglesi, anche in buona compagnia siamo, no? Cinema inglese, insomma, si può pensare a cosa si vuole dal punto di vista professionale, non insegnare nulla, mantengono ancora salda la tua. In Italia c'è Bigazzi che fa. È un grande amico. Per sua volontà, appunto, individualista, dire, perché sono quasi l'unico che riesce a comunicare. E quindi lui accetta questa provocazione, va bene così. Che dà sono innegabili, no? Comunque si vuole divertire nella vita, insomma, ecco. Ha una connotazione nei suoi film, questa motivi per cui è uscito di una critica attenta in quegli anni, stiamo parlando comunque, diciamo, la cultura anche politica, e lui ha sempre avuto una grande sensibilità più limiti. Questo è un regista dell'esistenza, in questo film è fortissimo, è un elemento dirompente con altri film, per citarne uno. Allora mi chiedo, di questo voi è consumato, ecco, cioè, è formale, ecco, in qualche modo, cioè prima vi siete confrontati su queste, cioè dicevi anche questa, cioè è un elemento che abbiamo in questo film. Sì, però devo deludere. Ho avuto un lungo seguito, però a dirla, ma il film è un altro fortunato, che per dire uno non può sperare di avere delle spiegazioni di qualsiasi tipo. Tanto è vero che il cioccolato, andando il giorno dopo da il cioccolato continuava per 3-4 giorni, professione reporter con una truppe, allora non conosceva nessuno, non poteva chiamare qualcuno, ha formato una bella truppe di qualità, insomma. Michelangelo, eravamo molto in confidenza 2 anni prima, un bellissimo viaggio per la RAI in una Cina dove non viaggiava nessuno, qualche mese sei in 3-4 persone. Antonioni per me era decaduta, nel senso buono,
dialogo con lui molto facile. Andavate in diciamo in professional reporter. In Cina era una questione culturale, cioè insomma riessimo a la là, insomma, cioè, il film che non era ma sulla Cina vera di allora, anni proibito, ed è come il mio amico Marco Aureli. E poi dopo è stato rivalutato, diciamo, un elemento, perché c'è anche olandese contemporaneamente, ma lui, noi che eravamo comunque, c'era così in galleria, dimenticati da tutti, ce cioè, noi siamo passati in mezzo alle maglie della farsi notare, perché lui non ha voluto fare nessuno, per cui abbiamo poi filmato la Cina com'era, vedere mio nonno come vestiva. E beh, bisogna andare al documentario di Andrea. Fummo anche condannati come dei nemici della Cina, insomma. Per fortuna le cose sono cambiate in Cina. E ho girato intorno. Sono sempre lo stesso punto. Lo dicevamo. Ecco, sì, benissimo. Dico che nessun regista, ma io dissi, ma non si potrebbe avere una scena? No, come? Faccio il film senza la sceneggiatura. Senza la sceneggiatura. Anche la sceneggiatura, caro Luciano, va scritta dopo. Il film è finito, si scrive la sceneggiatura. Sono delle... servono un po' agli attori. A noi che ci serve la sceneggiatura? Tanto la porta alla finestra, non è che gli sto a spiegare, vorrebbe sapere perché tutto il film ha contato la porta alla finestra, e Antonini diceva deve andare indietro, è finita la storia, motivation, non c'è nessuna motivazione a cui si faccia sto film, diceva, però me lo fanno fare, lo facciamo insieme, so. E anche Valerio era, vedete che io amo, insomma, questo, e se c'è uno che parla seriamente, no, qualcuno e comincia a spiegare magari al mio regista quella cosa e comincia a tirar fuori citazioni, no, io comincio già al pericolo e cerco di non ascoltare, perché credo che se uno la professione come tutte le attività, questo talento va lasciato un po' libero, ecco, in quel modo, non c'è mai, cioè quando io ho fatto film così diverso da tutto, al quale tengo enormemente, per questo lo cito, ci siamo messi a dire, ah ma la con tutto quello che stavo detto dopo, no? Oppure se non mi disse invece dichiara che l'ha detta, ma non è vero, quello l'ha detto 10 anni dopo. Col senno di poi si è detto da che avrebbe funzionato, soprattutto con gli americani, che dal punto di vista sono molto abboccati, insomma, che io sono un poeta, che ho pubblicato una raccolta di poesie, penso che se lo dico sia vero, insomma, fino a... quindi ecco Ferreri, ecco l'ultima donna eccetera, di che cosa? La sceneggiatura arrivava, un grandissimo scrittore, sceneggiatore, buste gialle, quindi noi abbiamo cominciato, cioè, si è aperta, c'era un foglio e c'era di Pardiella Muti, quindi una scena di folla, aveva scritto una scena, quale scena fosse non si sapeva, si sapeva. Ecco. Poi naturalmente erano, dunque, visto che giriamo in un appartamento riposa, c'è una cucina, ma non questa cucina, visto che poi a un certo punto c'è anche una scena in cucina, facciamola funzionare tutti i giorni, per cui cominciava a sentire l'odore del sugo cucina, e quelle erano le conversazioni,
solo scontro, mi ricordo, con Ferreri. E, io mi ero letto con queste pagine, poi un po' che film stava facendo anche con lui. Avevo letto che c'era una scena con Depardieu che doveva inveire contro la moglie, no, che nella vita o con di complici, di coppie, succedono. E quindi io mi sono benissimo, motore, azione, si gira. Comincia a dirgli, invece che dirgli nominavo, dico, ma insomma, delle parolacce, e però li sussurrava delle cose tremende. Una luce per il grido, non una luce per il sussurro. Stop! Era molto timido allora. E invece non era timido. Ferreri, ma che cavolo questo stop? Ma sei pazzo? Per esempio, facciamo insieme. Non ti devi permettere, stop, ma perché spiega? Ho detto stop, perché ho letto su quei fogli la sceneggiatura che lui deve sussurrare di fronte a dei paesi seduti, deve gridare, perché sussurra? Ma che te ne frega a te? No, io ho fatto la luce per la vita. Adesso guarda, aggiusto, dimenticando un po' Ferreri, ho detto, c'è una penombra, no? Ecco, verrà percepito dai spettatori in modo molto, se ti illumino così piattamente e violentemente, una specie di, come dire, di fronte transizione, una luce netta, la faccio perché deve essere riconosciuta in funzione del dialogo, così penso della luce, se vuoi, ma è a te, cioè la mia luce è una parte della tua recitazione. Talmente bene che io ho fatto 10 film in Francia con Gerard nel film, dai, no? Si va andando avanti all'inizio decidere. Sono state due cose. La prima, che spesso barattava un quadro dell'arte, che era, cioè, un quadro dei finanziamenti ai film. Progetti, purtroppo Buzzurlini ha fatto, altri sono quelli che poi non è riuscito a fare. No, non avrebbe abbiamo dovuto fare con lui. Dunque, prima domanda, il quadro, essendo un regista che aveva un certo successo di pubblico in un certo periodo, poi naturalmente questo successo era, e normalmente poi per lo stile piaceva così applicare, no? Si trovava in qualche difficoltà economica, però tutto questo non ne posso perché non ho nessunissima informazione. Altri film no, altri film non ne abbiamo progettati. 4-5 con Antonioni, quelli sì. Abbiamo fatto la preparazione, per esempio, una volta, e abbiamo detto, beh, come i film. Sì, il film, c'è un produttore. Conosciamo questo produttore, cioè non c'era proprio il produttore. Antonioni è così, no, ma con Valerio no, non abbiamo. Poi lasciamo vedere il film. Mi dici di lavorazione di questo film? L'ha preso anche te poi rivedendo? Diciamo, io mi sono sorpreso negativamente. Ripeto, ci sono cose che non mi piacciono. Sono potuto intervenire meno, insomma. Di quello sono abbastanza contento. Di aver fotografato gli attori come perfetti, di averli messi limpidamente in luce, ci sono quasi sempre riuscito. Poi sono un po' della luce molto esibizionista, per essere, è giusto quello che dicono la maggioranza, no? È la luce, ed è noio a fare una luce che non si sente mai. Dice, c'è una finestra, benissimo, allora si va, basta quella, cioè io molto, insomma, ecco. Quindi a volte funziona, a volte funziona quasi sempre, e alcune volte cavo di luce, da dove viene questo, ecco, non mi sono mai appunto, ma
perché io sentivo già l'influenza di dove le sorgenti di luce vengono da due, una motivazione naturalistica. Ecco, e il film, ecco, questo è la transizione importante, se ripenso un po' al mio, chiamiamolo così, fra molte virgolette, lavoro soprattutto, a pensare che il naturalismo mi rompeva le scale. Anche oggi come spettatore dovrà vedere un film potente che vi è proprio da solo, ci sia anche la grana grossa così, con una piccola macchina digitale come è stato fatto, molto importanti, però in genere la costruzione, la scultura con la luce, non mi piace la misura, mi piace la disvisura. Una visione, grazie.